la cottura con il forno a legna della tradizione. Ah, vabbè Gino, ma col forno a legna della tradizione siamo tutti bravi. Ma col forno a microonde? La sai cuocere la pizza? Zitto. Ma che cavolo è successo? Ma che... No, che andavo a ciolo, no, ti prego. Prima di iniziare però devo controllare se c'è la farina. 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 Possibile, ma non trovo più le mie calze di Batman. Farina. Ragazzi, non ho la farina. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao. Andare a comprare la farina. Che brutto tempo, sono appena sceso e sta iniziando a piovere. Wow. Ah, che peccato, sta diluviando. Stasera ho il calcetto. Ciao picciotti, benvenuti a un nuovo video. Oggi voglio farmi insultare proprio da tutto il mondo. Oggi proverò a fare la pizza nel forno a microonde, come già probabilmente avrete intuito. Quindi, senza altro indugio, sì, una parola esiste. Andiamo a vedere cosa serve. Abbiamo bisogno di farina Manitoba, perché il prodotto italiano è importante. Sale, farina di 100 grammi facciamo, una pizzetta. Sale 2 grammi, acqua 60 grammi, olio a sentimento e lievito. Ok, contenuto indicato per 500 grammi di farina di frumento. Noi ne useremo la metà perché non ci piacciono le lievitazioni lunghe. Allora, buttiamo, qua c'è l'acqua, buttiamo la farina. No, prima il lievito. Mettiamogli mezza bustina. Così esploderà, vedremo lievitare questa pizza a vista d'occhio, così ci lievita pure il pancino. Mettiamoci un po' di olio, può bastare. Ci buttiamo tutta la farina. E il sale 2 grammi. Ok, questi sono 2 grammi penso. E impastiamo. Ragazzi, ci tengo a dire che questa è la prima volta che la provo, è un esperimento come quello della pasta, solo che con la pasta ancora era una cosa fattibile. Con questa pizza oggi penso che sto esagerando, mi dispiace, chiedo scusa. Ho impastato per un paio di minuti e penso che più o meno possa andar bene. Ora facciamo una pallina, la mettiamo qui, mettiamo l'altra ciotola. E la mettiamo a lievitare, considerando tutto il lievito che gli abbiamo messo, penso che 5 minuti sarà... No, scherzo, 5 minuti no. Però, sì, ma una mezz'oretta sarà... Penso che già inizierà a parlare, sarà un essere vivente. Ci vediamo dopo. E mentre l'impasto lievita, una partitina a FIFA ci esce sempre. È passata mezz'ora, l'impasto è lievitato perfettamente, io nel frattempo ho cambiato outfit. Così la pizza viene meglio. Ora iniziamo la stesura. Allora, prendiamo un piatto dove andremo a stendere la pizza. Mettiamo un po' di farina così. Mettiamo il panetto, lo mettiamo qua e lo stendiamo. Una volta stesa possiamo aggiungere il pomodoro. La mozzarella gliela mettiamo dopo. Sto usando pomodoro pelato a cubetti, ma chi se ne frega. Ora andiamo in microonde per 5 minuti, penso. Ora vediamo. Ma che... Ma raga, ma cos'è, una presa in giro? Ma... Le banane! Ma che... Inforniamo nel nostro forno a microonde della tradizione e andiamo 5 minuti. Ragazzi, sono emozionato perché non so cosa succederà. Spero che venga bene. Speriamo. Ragazzi, sono passati i primi 5 minuti, io direi di controllare. Ho paura. Armiamoci di guantino.
Allora, aggiungiamo la mozzarella che io ho tagliato prima e l'ho fatta poi asciugare. Poca, che sono intollerante al lattosio. E torniamo nel forno a microonde per altri 5 minuti. Altri 5 minuti. Sono passati 3 minuti. Siccome la mozzarella si è sciolta, io direi di sfornare la nostra pizza. C'è un po' di acqua. Ragazzi, voi non fatelo. Fate scolare meglio la mozzarella voi. Ora sì che è una pizza. Allora, ora vediamo il risultato. Così sembrerebbe una pizza di quelle surgelate ancora andando a finire di cuocere. Voi potrebbe dire, ah, ma è cruda. No, ragazzi, perché guardate, se io schiaccio, torna indietro. Se fosse cruda completamente, cioè non può essere che è un po' cruda, completamente cruda, non succederebbe questa cosa. Io devo guardare là, perché guardo. Allora, facciamo la prova del taglio e poi dell'assaggio. Certo, così non si vede la mia bella faccia. Ok. Pronti? Sotto vi faccio vedere com'è. Ecco, si piega come la pizza napoletana. Gino Sorbillo. Quanto te ne devo insegnare ancora? Alveoli ne abbiamo di gusto? Cioè, ci sono un po' di buchetti, tipo... dici qua, faccio nella pizza. Qualche buchetto, quindi è leggermente cotta. Cioè, è cotta. Che è leggermente cotta. Dai, ora l'assaggiamo. Io assaggio, eh. Metti a fuoco. Ragazzi, non è male, eh? Attenzione! Ovviamente non è una pizza tipo wow, spettacolo, buonissimo! Non è la pizza di Gino Sorbillo, ecco, dai, diciamo. Però vi posso dire che, considerando che è stata fatta al microonde, mamma mia. Quindi, ragazzi, non si mette la boccone in bocca. Quindi, ragazzi, esperimento. Riuscito, non riuscito, non lo so. Stabilitelo voi provandola. Tanto non ci vuole veramente niente. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per rimanere sempre sintonizzati su nuovi video. No, non è una porcheria, non si dice porcheria. Video. Ciao!